Ciao Giorgio! Come stai? Si va avanti. Senti, mi hanno fatto da più parti una domanda e io te la rigiro a te. Tu stesso più volte hai detto che le rivoluzioni non le fa la massa, ma la fa un gruppo di persone neanche tanto cospicuo. Numeroso? Neanche tanto numeroso, cospicuo non ti piaceva, va bene, numeroso. che a un certo punto capisce, raggiunge una consapevolezza, capisce che deve fare qualcosa e la fa. Premesso questo, e premesso che quasi tutte le rivoluzioni sono quasi istigate da gruppi di potere, mi riferisco a tutte le rivoluzioni colorate in Asia o in Est Europa, mi riferisco alla primavera araba, sono tutte rivoluzioni Beh, io non le chiamerei rivoluzioni, attenzione. Aspetta, fammi arrivare. La rivoluzione è un reale cambiamento della struttura della società. Non ciò che appare, perché della gente che scende in piazza e che gli sparano non è una rivoluzione. Questo è quello che loro signori vogliono far credere. No? Che si vedono sempre quelli che fanno a muina, quelli che fanno a muina nelle piazze. Non sono le rivoluzioni quelle. Guarda che hai lo stesso difetto di Elia. Non fai finire la domanda e già interviene. Va bene, va bene. Allora, dicevo, la domanda secca è questa. Poiché tutte o tante o molte rivoluzioni sono state stimolate anche finanziariamente, non è che anche la rivoluzione francese sia stata stimolata da loro signori? Ma è fuori discussione, perché le rivoluzioni sono cose complicate e cose molto complesse. È evidente che la rivoluzione francese, che lo possiamo chiamare in maniera molto chiara la grande rivoluzione, è stata una rivoluzione con dei risvolti economico-finanziari ben chiari, chiarissimi. Lo possiamo vedere tranquillamente anche nell'esito della rivoluzione. Dopo Termidoro, cioè dopo la fine di Robespierre, le cose si sono aggiustate lentamente, è andato al potere Napoleone, e finito Napoleone il potere è andato nelle mani dei liberali di destra, ai quali si sono aggregati i vecchi e tra l'altro anche i regicidi come Fouché, come Talleyrand, quelle persone lì che si sono avvalse di tutta una serie di capacità trasformistiche e si sono trasformati in esponenti molto chiari di questo neoliberismo post-napoleonico, fermati, narrato perché... e descritto in maniera esemplare da Chateaubriand e da Constant. Fermati un attimo, la mia domanda forse è un po' più semplice, è più terra-terra. Quello che ti voglio dire, lì c'era un concetto di Stato pre-rivoluzione francese che doveva essere smantellato, cioè stava partendo in maniera larvale il concetto di mondialismo, di potere al popolo, di democrazia, di libertà, egalità, fraternità e minchiate varie, no? Cioè si stava cominciando a manipolare il popolo, facendogli credere di aver avuto il potere, distruggendo... No, non è così. Con la rivoluzione francese non è assolutamente così. Tu dici la che rivoluzione francese... Non è partito da lì il disegno la rivoluzione francese del nuovo potere mondiale. Ha avuto... Attento, la rivoluzione francese ha avuto il popolo come... Non nemmeno con primario, ma come comparsa. La rivoluzione francese è stato il ceto medio e nemmeno la borghesia, se intendiamo per borghesia quella che stava creando l'industria, quella che poi è diventata la grande borghesia delle opere di Balzac, della Francia del pieno Ottocento, no? La borghesia che ha
tentato l'operazione, quella che si è mossa maggiormente, ricordiamoci che nel Parlamento francese i giacobini erano 10, hanno fatto quello che hanno potuto di fare, poi dopo sono stati abbattuti. Però, Robespierre, che aveva una mente politica altissima, si rendeva conto di tutte le manipolazioni in corso, ma non poteva fronteggiare la situazione perché loro erano in pochi. Aspetta, tu però ti stai ancora affrontando l'analisi storica politica. Io sto cercando di capire invece l'aspetto manipolativo e comunicativo, cioè mi spiego. Possibile che i loro signori abbiano detto finanziamo questa rivoluzione perché dobbiamo smantellare un vecchio concetto di Stato, un vecchio concetto di potere? Ma guarda, questa ti dico subito, questa è una tesi. Questa è una tesi sostenuta soprattutto dagli ambienti più retrivi del cattolicesimo e soprattutto del cattolicesimo francese. Io queste cose non le vedo perché vedo la storia come un dipanarsi di avvenimenti che vanno ben oltre le strategie. Certo, ci sono state anche le strategie di quelle persone, tant'è vero che si parla proprio oggi di della rivoluzione atlantica che sarebbe arrivata come conseguenza diretta della rivoluzione, della cosiddetta rivoluzione americana. E dietro la rivoluzione americana sappiamo perfettamente chi c'erano, certo. È evidente, lo sappiamo. Quindi possiamo Nella rivoluzione americana c'erano personaggi ad altissimo livello che furono anche alcuni di questi presidenti degli Stati Uniti che si ribellavano a quelle forze economico-finanziarie che si muovevano dietro le quinte. Sì, però mentre nella rivoluzione americana è accertato che ci fossero interessi dei banchieri, interessi per la banca centrale poi del nord, eccetera, eccetera, nella rivoluzione francese questo è meno evidente. Per questo io ti dicevo, tolto l'aspetto storico, geopolitico, tolto questo, ci può essere io parlo sotto il profilo sociale, ci può essere un disegno dietro la rivoluzione francese in cui si voleva volutamente spostare il potere dal mano del monarca, del dittatore, chiamalo come vuoi, no? Di un potere gerarchico, però unico e forte, in mano a una fascia di classi, borghesi, mezzi ricchi, mezzi proletari, eccetera, eccetera, proprio in virtù del fatto che se il potere passava da una dinastia forte, da una famiglia, da un casato, da un monarca, in mano a un gruppo di varie classi sociali, era molto più facile gestirli, corromperli e avere la meglio. Io questo no, assolutamente lo nego. A parte il fatto che la dinastia ormai l'assolutismo era fradicio, era finito, la capacità di manipolare la situazione economico-finanziaria attraverso la manipolazione del re e attraverso la manipolazione di quelli che maggiormente contavano da parte di parte dell'aristocrazia, questo era molto più facile di quello che avrebbe potuto esserci in una rivoluzione d'accordo. Francese compiuta. No, non sono d'accordo, perché in Russia con lo zar non ci sono riusciti e l'hanno dovuto fare. Ma infatti sono cose diverse, sono molto diverse. È lì la differenza, bisogna cogliere la differenza. Un conto è la rivoluzione francese, un conto è l'operazione che fu fatta in maniera veramente esplicita e molto chiara, e c'è scritto anche qui in questo libro di Esad Bey, Stalin, contro lo zar. Questa operazione è avvenuta anche facendo fuori, tramite degli attentatori, persone a cui lo zar aveva dato incarico di modernizzare non solo tutta la struttura economico-finanziaria della Russia, ma anche e soprattutto quella burocratica. Li hanno ammazzati. Quindi tu ricordiamoci che dicendo, in altre parole, anche a Lenin gli hanno sparato, ricordati, quando ha cercato così di barcamenarsi è arrivata subito una tentatrice che gli ha sparato.
Ma quindi tu mi stai dicendo che la rivoluzione francese, a prescindere da chi l'abbia sponsorizzata, ci sarebbe stata comunque, perché la classe... Sì, e le forze in gioco erano evidentissime. Perché la classe dirigente ormai aveva esaurito il suo cursus storico, il suo escursus. Esattamente, esattamente, certo. Le forze in gioco, è quello il bello della rivoluzione francese, perché i vari partiti che si sono strutturati all'interno di questa grande trasformazione erano di un'evidenza chiarissima, cioè dal punto di vista ideologico ogni partito rappresentava una chiara proposta politica. Allora, ti faccio e lì è avvenuto lo scontro. Ti faccio la domanda che più diretta non si può: c'erano o non c'erano lor signori dietro la rivoluzione francese? Ma ci saranno stati, ma non è come descrivono, te lo ripeto, è importante, non facciamo l'errore di credere a quello che per anni hanno scritto, che per anni, per decenni ha scritto la destra cattolica francese su questo argomento, che vedeva spioni dappertutto, massonerie ovunque e tutto il resto. Non è vero, gli eventi hanno travalicato queste posizioni. Insomma, un po' l'eterogenesi dei fini che vai dicendo spesso. Va bene. Sì. Va bene. Se non hai c'è una differenza sostanziale. C'è una differenza sostanziale tra la cosiddetta rivoluzione russa e la rivoluzione francese. Guarda, bisogna che noi ci rendiamo conto di queste cose. Facciamo una cosa. Ci ripromettiamo di mettere... Sì, io c'ho un testo molto importante che adesso non ho portato di mano e lo farò vedere. Ci ripromettiamo nei prossimi giorni o a settembre di mettere a confronto la rivoluzione russa, la rivoluzione francese e mettiamoci pure quella americana, va bene? Queste sì, non è una cosa facile. In ogni caso c'è un'opera fondamentale che è la storia dei Girondini, scritta dallo Chateaubriand, che è di estremo interesse da questo punto di vista. È un'opera complessa, molto importante. Un'altra opera, che ne approfitto per parlarne, è la storia dei cosiddetti 100 giorni. Quali sono i 100 giorni? Sono i 100 giorni del ritorno di Napoleone al potere, che si sono poi conclusi con Waterloo. Questa storia, in due volumi, che io sono riuscito a reperire perché non è stata più repubblicata, cioè quindi è stata pubblicata a metà 800 nemmeno, tradotta in italiano, poi non è stata più repubblicata. Fa vedere esattamente quando questo Napoleone ritorna, no? Il re se ne va. Tutte le forze in gioco che erano emerse tutte, no? Queste forze in gioco, e che tutte si contendevano le manovre che dovevano fare. A proposito, quella ha necessità di un video assolutamente tutto suo, tutto dedicato alla disfatta di Waterloo, però lo facciamo proprio confezionato solo sulla disfatta di Waterloo. Sì, è molto difficile poterlo uscire fuori. L'importante è quello, è il messaggio che io vorrei lasciare. Ragioniamo i termini concreti, storicamente validi e sulla base della documentazione. Non facciamoci convincere da teorie complottistiche che riguardano situazioni che hanno travalicato il complottismo. Noi sappiamo che oggi il mondo è dominato dai complottisti. No, all'epoca allora, no, però, la Francia è andata oltre. Però c'è da dire una cosa, cioè tu forse hai voglio dire, hai ragione, non c'è bisogno che te la dia io. Questo è chiaro. È chiaro che quando questi signori vanno a stimolare, a finanziare queste rivoluzioni, è perché già nel paese ci sono elementi tali che queste rivoluzioni nascano, cioè che ci sia un malcontento, che ci siano fazioni una contro l'altra, che ci sia un disagio sociale, che ci siano insomma già increspature dove inserirsi e poter finire, ci siano gruppi più o meno organizzati. Allora in questo senso lo stimolo esterno può far scattare la rivolta. Però di fatto, ma guarda, io ti rispondo di fatto, subito di fatto, in un Parlamento francese
sì, quello della rivoluzione, in cui c'erano 700 componenti, i giacobini erano 10. Questo dovrebbe farti riflettere. Quindi, e riguarda la capacità degli uomini che hanno agito a quel livello, ma erano 10 su 700. Quindi abbiamo un centinaio di coglioni che si chiamano, che noi chiamiamo grillini, non sono capace di fare un cazzo. Prendessero l'esempio da Robespierre. Mi hai tolto le parole di bocca, ti stavo dicendo, quindi 157 grillini dovrebbero bastare. E la Madonna, se fossero gente coi coglioni. Vabbè, e con questa chiusura ci siamo attirati l'odio. Va bene. L'odio di qualcuno, ma perché se ne parli. Quindi buona sovranità e alla prossima. E buona guarigione. Buona sovranità a te e sempre lode al gran Dio Priapo. Ciao carissimo, ciao.